le giocatrici del Napoli Women e quelle del Verona che vogliono cancellare la quota zero in classifica. Garnier di testa intercetta, poi Lotti, Saratui va a lottare nella zona tre quarti, ancora Lotti, confusione in quella zona di rifinitura, poi Lotti prova il destro lento per impensierire Aguirre, palla che si spegne con calma contro i cartelloni pubblicitari. Tutto pronto per la battuta, va come sempre Colombo su questa punizione, destro sul palo lontano a cercare la testa di Goldoni che ci arriva di testa, non trova però lo specchio della porta, trova solo i cartelloni pubblicitari. Buono comunque lo spunto del capitano Goldoni e la grinta di Di Marino. Catelli già battuto la punizione, la contesa, la palla arriva sul destro da parte di Lotti, salva tutto però Aguirre e poi lontana dall'aria a dire di no all'altiro da parte del numero 17, stop e tiro centrale però la conclusione. Abra Hamson, Saratui fa correre il pallone, se lo porta sul destro, tenta la conclusione da lontano, blocca la sfera Kaiser. Nilsson per Pasini che controlla bene in aria, Pasini la palla sul destro con il piede, Aguirre allontana, non è finita, Lotti prova a girarsi, lo fa però commettendo fallo, calcio di punizione per il Napoli e giallo per Lotti. Nilsson contro Abrahamson, duello che si ripete, Abrahamson aspetta la sovrapposizione di Catelli, il cross basso per il destro di Rognoni a mano aperta, ancora una volta Aguirre nega la gioia del gol all'Hellas con Nilsson e Rognoni. Palla di Catelli dentro per Rognoni e poi Aguirre va a dire di no a Rognoni. Oh, Aguirre tiene in piedi il Napoli. Lotti soffia il pallone, Goldoni a Lotti, guarda lo specchio della porta, tenta questa conclusione, va a fare sportellate con Pasini, poi imprezzabile sul secondo palo per la testa di Goldoni che ci arriva, schiaccia, palla che finisce però sul fondo. Nilsson di testa a prolungare per il tacco di Nilsson che va a servire a sua volta Pasini. Pasini la palla sul mancino, palla che sfiora il palo alla sinistra di Aguirre e si spegne sul fondo, brivido per il Napoli. Siamo arrivati proprio ora allo scadere dei quattro di recupero e infatti puntualissimo il direttore di gara dice che può bastare così. Finisce 0-0 il match tra Hellas Verona e Napoli.